All'Aragona un cinico Pineto porta a casa i 3 punti grazie ad una rete di Tomassini che decide l'incontro contro una Vastese sfortunata nella prima frazione, poco determinata nella ripresa. La seconda sconfitta consecutiva costa la panchina a Montani che viene esonerato a fine gara. Ma andiamo per ordine. Nei padroni di casa tra i pali torna Selva al posto dell'esperto Patania, ancora fuori per infortunio l'attaccante Giampaolo. Gli ospiti che devono fare a meno di Ciarcelluti, Stefano Amaddio e Orlando sono in un momento positivo con ben 5 risultati utili consecutivi e vogliono ben figurare all'Aragona. Passiamo alla cronaca. Le due squadre partono al piccolo trotto. Per vedere un'azione degna di nota bisogna attendere il 17esimo quando Stivaletta la piazza da dentro l'area di rigore, ma manca precisione e forza. Passa un minuto e Del Duca dalle retrovie si inserisce e conclude. Amaddio si salva smanacciando e deviando in angolo. Il primo sussulto del Pineto arriva al 32esimo con una conclusione di testa di Pepe con palla proveniente da Piazzato. Tutto facile per Selva che blocca in sicurezza. I padroni di casa si fanno vedere nuovamente dalle parti di Amaddio con un'azione individuale di Fiore che conclude da fuori a giro. Palla alta, non di molto. La Vastese crea e sciupa ed un cinico Pineto ne approfitta al minuto 46. Dopo un affondo sull'out di sinistra i giocatori in maglia celeste bucano l'appuntamento con il gol, ma sugli sviluppi dell'azione Tomassini svetta di testa e batte Selva per l'1-0. Si va a riposo con questo risultato. Da rivedere a rallenti il gol dell'attaccante maglia numero 9. Nella ripresa gli ospiti difendono, i padroni di casa attaccano in maniera sterile. All'11esimo i teramani restano in 10 per l'espulsione di Pomante per doppio giallo dopo un fallo da dietro su Vito Leonetti. Al 22esimo Montani mischia le carte per cercare di riprendere la gara, inserendo Sciba e Conè per Stivaletta e Cicerello, passando da un 4-3-3 a un 4-2-4. Al 26esimo Leonetti lavora un pallone ed entra in aria. La conclusione viene smorzata e finisce docile tra le braccia di Amaddio. Minuto 31, ancora Vastese avanti con Palestini che da fuori calcia senza convinzione, tiro debole centrale. Da qui in poi la partita non regala emozioni, anzi al 46esimo piove sul bagnato per gli aragonesi che restano in 10 dopo il doppio giallo preso da Vito Leonetti. L'ultimo pericolo arriva al 49esimo con una punizione di Capellupo. Amaddio con i pugni smanaccia e allontana. Dopo 5 minuti di recupero per la Vastese arriva la seconda sconfitta consecutiva che certifica sempre più il momento difficile dei biancorossi che a fine gara annunciano il silenzio stampa. Il Pineto con il minimo sforzo fa bottino pieno e agguanta il 6° risultato utile consecutivo. Mister Amaolo, 6° risultato utile consecutivo della sua squadra, non perdete da Recanati, è un Pineto che vola alto. Ma il Pineto si è ricombattato forse nel momento più difficile, come ha fatto in altre circostanze. Noi abbiamo giocato dei turni infrasettimanali, abbiamo giocato in 14 giorni 5 partite con un organico in emergenza, avevamo fuori Amaddio il portiere, Amaddio Stefano, Ciarcelluti, Mazzei, quindi in quel momento la squadra ha dato il meglio di sé perché ha portato a casa dei risultati importanti e ho detto sempre quando recuperiamo tutti quanti questo gruppo può fare grandi cose, era dimostrato e siamo stati capaci nel momento difficile, adesso i risultati stanno venendo e mi auguro dalle prossime gare di recuperare anche i Ciarcelluti e Amaddio Stefano, quindi al completo perché abbiamo bisogno di tutti per un finale, mi auguro anche migliore di quello che stiamo facendo. Siamo lì, vogliamo giocarci le nostre chance, arrivano qualche scontro importante come con Tedesco, col Cesena, abbiamo bisogno un po' di tutti quanti per poter competere e giocarci le partite alla pari con queste squadre. La cosa migliore che abbiamo visto oggi è stata la fase difensiva, secondo lei cosa è mancata alla Vastese? Ma la Vastese posso capirla, magari si è trovata sotto forse in modo immeritato nella prima frazione perché ha fatto bene, ha sferrato in paio di circostanze il gol e poi dopo sotto di un gol però con un uomo in più gli è mancata quella lucidità un po' che deve avere una squadra, ma è normale quando devi fare risultati a tutti i costi, quando ti trovi in una posizione di classifica non buona, perché con l'organico che ha la Vastese sicuramente può e deve far meglio. A questo momento manca un po' soltanto di tranquillità e convinzione perché hai giocatori importanti per questa categoria.